Benvenuti al TG10, una pagina del telegiornale. Oggi la dedichiamo alla scomparsa di Monsignor Grazio Labiso, il parroco della Chiesa Madre. Si è spento ieri all'età di 75 anni. È stato vicario della diocesi di Piazza Armerina, camera ardente in cattedrale. I funerali si terranno domani alle 10:30. Saranno celebrati domattina alle 10:30 nella Chiesa Madre di Gela i funerali di Monsignor Grazio Labiso. Da ieri una moltitudine di fedeli ha voluto rendere omaggio a quello che è stato l'emblema della Chiesa in città. Il sacerdote si è spento nel sonno, sono stati alcuni fedeli a lanciare l'allarme, hanno suonato ieri più volte al campanello dell'abitazione in cui risiedeva il parroco, non ricevendo alcuna risposta. I carabinieri del reparto territoriale e i medici chiamati sul posto hanno constatato il decesso. Monsignor Grazio Labiso, nato a Gela il 1 febbraio del 1941, la settimana scorsa aveva subito danni a seguito di una caduta. Era malato da qualche anno. Dopo regolari corsi ginnasiali, liceali e teologici nel seminario di Piazza Armerina, perfezionò gli studi di teologia presso la Pontificia Università Lateranense di Roma, conseguendo la licenza in Sacra Teologia. Approfondì gli studi filosofici e storici presso l'Università degli Studi di Catania e conseguì l'abilitazione statale, superando a pieni voti gli esami per l'insegnamento delle scienze umane e della storia. Monsignor Grazio Labiso fu ordinato sacerdote l'11 agosto del 1963. È stato vicario parrocchiale nella chiesa Santissimo Crocifisso di Piazza Armerina, prefetto d'ordine e vicerettore del seminario di Piazza Armerina, vicario parrocchiale al Carmine di Gela, assistente della GESCI e parroco della chiesa San Giovanni Evangelista di Gela dal settembre 1966 al 1983. Dal 16 febbraio del 1983 fu parroco della chiesa Maria Santissima Assunta in Cielo, Chiesa Madre di Gela, e nel 1976 ricevette l'incarico di vicario foraneo della città. Monsignor Grazio Labiso è stato delegato vescovile per l'edilizia di culto e componente della Commissione Diocesana di Arte Sacra, curando e seguendo la realizzazione di nuovi complessi parrocchiali e dell'acquisto e lavori di recupero e adattamento dell'ex convento di San Francesco di Piazza Armerina da destinare a curia diocesana. Nel 1968, con i Rovers degli Scout, organizzò e collaborò per il terremoto nel Belice. Dal 1985 al 1998 si interessò dei tossicodipendenti e con Don Pierino Gelmini si adoperò per la fondazione del centro di Gela della comunità Incontro, divenendo il responsabile referente e sensibilizzando le autorità civili e religiose e la popolazione sul grave fenomeno della droga. Dal 1986 è stato componente del consiglio di amministrazione dell'Opera Pia Pignatelli, di cui fu eletto presidente nello stesso anno. Nel novembre del 2013 aveva celebrato l'anniversario per i suoi 50 anni dall'ordinazione sacerdotale. Il sindaco di Gela, Domenico Messinese, ha proclamato il lutto cittadino per domani mattina, martedì 18 ottobre, contestualmente alla celebrazione dei funerali di Monsignor Grazio Labiso. L'ordinanza è stata emessa dal primo cittadino in ossequio al sentimento comune di costernazione che si è diffuso in città, appresa la notizia della morte del noto prelato. Gela si è svegliata più fragile, aveva scritto ieri mattina Messinese sulla sua pagina social. Ci lascia un protagonista umile del nostro tempo, un faro luminoso in questi anni bui, un sorriso di conforto, una mente colta e lungimirante. E il 22 giugno scorso, nella chiesa del Rosario, l'autrice Gabriella Portalone presentò il libro dedicato a padre Labiso dal titolo Un uomo, un prete, una città. Si trattò di un omaggio della parrocchia Maria Santissima Assunta in Cielo al sacerdote, proprio in merito al cinquantesimo della sua ordinazione sacerdotale. Sentiamo l'intervista che rilasciò quel giorno Monsignor Labiso ai nostri microfoni. Quest'opera è dovuta soprattutto alla commissione del Consiglio Pastorale che dopo i festeggiamenti della ricorrenza di 50, del mio cinquantesimo hanno voluto fermare l'attenzione un po' sui fatti salienti della mia vita. C'è un aneddoto particolare che vuole raccontarci in questi 50 anni di sacerdozio? Ma sono parecchi gli aneddoti. Io per esempio ricordo sempre con grande commozione e grande soprattutto partecipazione il mio soccorso in Irpinia con i terremotati e soprattutto quando siamo stati incaricati a seppellire i morti nel completo silenzio e nella completa
solitudine lì nei monti dell'Irpina, San Gregorio Magno, Muro Lucano, e ci hanno incaricato per poter noi, io con i volontari che ho portato da Gela, allora ero a Macchitella, a un certo momento abbiamo fatto questo servizio con grande silenzio e siamo ritornati a Gela dopo il Natale, perché abbiamo fatto il Natale con i nostri fratelli terremotati. Lei ha operato a Gela anche in un periodo difficile, ci riferiamo alla fine degli anni 80, inizi 90, quando scoppiò la guerra di mafia. Di quel periodo cruento di Gela cosa ricorda? Ma io ricordo la tensione e anche le lacrime della Chiesa, soprattutto perché si rivolgeva alla città e la città sembrava sorda agli appelli. Ricordo la lettera che abbiamo fatto nel 1987, precedentemente la marcia con il vescovo Cirincione, l'allora sindaco Vincenzo Giunta, e noi abbiamo voluto svegliare la città dicendo le inadempienze, i ritardi e il pericolo del domani. Purtroppo quel domani si è verificato ed è successo. Il vento è cambiato. Sì, ma è terribile, proprio perché c'era questa situazione che dove si vedevano proprio le realtà che andavano a finire a questo eccidio terribile, io lo chiamo, della città e soprattutto dei nostri giovani, soprattutto per quanto concerne anche tutta la sparatoria che c'era alla sala giochi, e c'erano i nostri ragazzi. In conclusione, cosa le ha dato Gela in questi 50 anni? Cosa lei ha dato alla città? Allora, Gela mi ha dato la spinta a credere di più nella mia missione, missione di servizio. Io ho cercato di dare questo servizio anche se le aspettative non sono state risposte dalla corrispondenza di tante persone. Cosa voleva allora? Ma io avrei voluto una maggiore, come dicevamo noi, l'appello alla città unita, un maggiore coinvolgimento da parte delle forze politiche, da parte delle forze sindacali, da parte degli operai, da parte di quelli che si lamentavano ma che poi non si sbracciavano. Le segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL si associano al dolore di un'intera comunità per la scomparsa di Monsignor Grazio Labiso. In questi anni le forze sociali hanno avuto diversi momenti di confronto con la diocesi e Monsignor Labiso ha accolto sempre con autentica apertura culturale e sociale il dialogo costruttivo anche nei momenti di tensione che la città nei decenni ha attraversato rischiando di restarne piegata. Con Monsignor Labiso, dicono Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania, va via mezzo secolo di storia non solo della Chiesa ma di un'intera comunità e decine di generazioni. Il nostro cammino proseguirà e sarà sempre teso al dialogo. Padre Labiso si è spento rivolgendo lo sguardo all'icona di Maria Santissima d'Alemanna, patrona di Gela. Il racconto del vescovo della diocesi di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana. Un sacerdote che ha cercato di compiere il suo servizio di pastore, una persona molto vicina alla gente, molto coinvolta nella vita di ogni giorno, nelle sofferenze, nelle difficoltà. Io ho visto tante persone che in questo momento lo stanno salutando, chi ricorda un fatto, chi una frase, è una persona che è entrata davvero nei cuori di tanta gente. Oggi lo salutiamo, ma siamo certi che il Signore lo coglierà nel suo regno. Ovviamente tutto dipende dalla carità che avrà fatto. Molte cose si dicono di lui riguardo a questo particolare, molte altre verranno fuori, ma credo che la maggior parte è quella carità che lui ha nel silenzio espletato in favore di tante persone. Sono proprio questi poveri, questi amici del Signore che lo accoglieranno e gli daranno la gioia di poter contemplare il volto del suo amato Gesù. È una grave perdita per l'intera famiglia gelese.
Certo, purtroppo quando delle persone, dei testimoni di fede come lui lasciano la nostra città, lasciano la nostra chiesa locale, chiaramente si sente il vuoto, si sente la mancanza. Io credo molto nel fatto che davanti al Signore potrà adesso con molta più efficacia elargire le benedizioni di Dio. Ne abbiamo davvero molto bisogno, sappiamo che la nostra città in questo momento si trova in una situazione difficile e sono certo che lui, insieme con tanti altri che ci hanno preceduto e che hanno amato ed amano questa città, pregheranno il Signore per le tante Cosa benedizioni. ricorderà di Monsignor Labiso? Ma anzitutto la sua affabilità, nei miei confronti direi quasi una devozione per certi versi. È una persona davvero molto, molto squisita, molto delicata e devo dire anche in questi 2 anni in cui l'ho conosciuto, una persona di una profonda spiritualità. Forse non si scorgeva molto all'esterno, ma ho saputo quello che di fatto io ho sempre sentito dentro di me. Una conferma. Pare che il Signore, nel momento in cui lo chiamava, egli rivolgeva lo sguardo verso l'icona. Questo credo che sia una dei particolari che solo pochi intimi in questo momento possono sapere, ma penso che sia giusto risaltarlo. La città di Gela perde una figura di primo piano, una persona che per decenni ha stimolato tanti a fare di più e meglio per la collettività. Monsignor Grazio Alabiso lo dice al Comitato per lo Sviluppo dell'Area Gelese. Già nel 2005, si legge in una nota, ci concesse i locali parrocchiali per le nostre riunioni, ancor prima di registrare l'associazione. Progetto Provincia, l'associazione nata per l'istituzione della provincia di Gela, prende il nome da un appunto di Monsignore sulla sua agenda per ricordarsi che il venerdì quella stanza del locale parrocchiale era occupata dal nostro gruppo. Ha supportato Padre Labiso, incentivando i frequentatori della Chiesa Madre a firmare la proposta di iniziativa popolare per l'istituzione della provincia di Gela. Lo stesso fece per invogliare i concittadini a recarsi a votare per il referendum per l'adesione al Libero Consorzio di Catania. Fino a 2 settimane addietro, al nostro ultimo incontro, l'incentivo a continuare per il bene ed il riscatto della città. Grazie, Monsignor Labiso, tutti noi le dobbiamo tanto per i suoi insegnamenti, per infondere coraggio e forza a tutti noi. Ci ricorderemo sempre di lei attraverso i suoi insegnamenti. Sulla scomparsa di Monsignor Labiso abbiamo raccolto la testimonianza del vicario foraneo Michele Mattina. Siamo profondamente dispiaciuti perché ci è venuto a mancare un confratello con cui abbiamo condiviso, diremmo, gioie e dolori, speranze, attese, impegni di vario genere. Abbiamo per tantissimi anni camminato insieme. Personalmente poi ricordo, va col mio ingresso in seminario, quando lui fu il mio primo prefetto, cioè vigilante, e poi tante tante cose fatte insieme, sono vissute nella nostra chiesa gelese con quel desiderio di rendere sempre più bella la chiesa e quindi di svolgere un servizio sempre più a misura d'uomo per il bene della nostra città. Lui ha amato tantissimo la chiesa e l'ha servita in tanti modi, da quello che è anche la cura per la liturgia, il culto, l'edificio, a quello che è soprattutto il tratto, le attenzioni, le cure nei confronti delle persone. Se tante volte l'immagine fosse un pochino diversa da come tanti la percepivano, per noi invece ecco, c'è questa immagine di uomo di Dio che veramente ha cercato di servire il Signore nella cura delle persone. Se n'è andato silenziosamente, così come aveva accettato silenziosamente il destino di ritornare nella casa del Signore, minato da un grave male che lo ha corroso nel fisico, ma che non è riuscito ad intaccare la sua lucidità mentale e la sua operosità, che fino all'ultimo sono rimaste integre e che gli hanno rafforzato la cristiana rassegnazione e la consapevolezza del passaggio estremo, la provvidenzialità manzoniana della sofferenza. Lo dice lo storico
storico Nuccio Mulè, una figura di grande rilievo nel panorama umano della nostra città e non solo dal punto di vista religioso, un sicuro punto di riferimento nel marasma di invivibilità in cui ultimamente è caduta la nostra comunità. Monsignor Grazio Labiso, assieme a quelli che lo hanno preceduto nella storia millenaria della nostra città e al di là delle umane incomprensioni, sarà annoverato, dice Nuccio Mulè, nell'albo d'oro ideale dei personaggi di Gela che proficuamente hanno contribuito alla crescita e alla elevazione civile e spirituale della nostra città, fornendo anche una chiave di lettura dell'esistenza con i suoi valori e i suoi significati del mistero divino. E il presidente e il consiglio direttivo della Fidas Adas di Gela, tutti i collaboratori e volontari, esprimono il più profondo cordoglio e si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa di Monsignor Grazio Labiso. Resterà indelebile il ricordo di un uomo di chiesa che ha sempre dimostrato grande sensibilità e disponibilità nei confronti della nostra associazione. Adesso cambiamo argomento e parliamo dell'incendio, le cui cause sono ancora da accertare, che sabato scorso ha devastato un negozio gestito da cittadini cinesi in via Venezia a Gela. Le indagini da parte della polizia sono febbrili al fine di individuare le cause che sabato scorso hanno provocato il maxi incendio che ha completamente devastato il negozio Fashion World di via Venezia nei pressi della rotonda che mette alle statali per Catania e Vittoria. Si parla di un cortocircuito, ma ancora non c'è alcuna conferma. L'attività commerciale è gestita da un gruppo di commercianti cinesi. Le fiamme altissime hanno completamente raso al suolo il negozio. L'episodio si è verificato intorno alle 17. Momenti di panico con gente che scappava, che chiedeva aiuto, c'è stato anche un intossicato. Si tratta di un extracomunitario ospite di un centro per immigrati che sorge a pochi passi dal negozio. Le sue condizioni fortunatamente non sono preoccupanti. Numerose le squadre dei vigili del fuoco giunti sul posto assieme alle volanti della polizia e le ambulanze. I pompieri hanno abbattuto i muri perimetrali dell'immobile, considerato che il rischio crolli era molto elevato. I ragazzi di sopra hanno visto del fumo e siamo subito usciti tutti fuori. E abbiamo visto tutto questo fumo, vedete un po' quello che è successo, ma da dove è partito del negozio loro non lo sappiamo. Ma il negozio era aperto? Il negozio era aperto, sì, era aperto e vedete un po' voi quello che c'è del negozio, il fumo nero. C'è un ragazzo anche nostro che ha perso i sensi e l'abbiamo chiamato e ora lo porto in ospedale, vediamo un po'. Avete avuto paura? È un po' molto, direi un po' molto, perché non era mai successa una cosa del genere, completamente. Sono aperte le iscrizioni dell'anno accademico 2016-2017 all'Unitrea Università delle Tre Età di Gela, presieduta da Angela Scaglione Altamore. I corsi attivati sono storia e filosofia, naturalmente letteratura, giornalismo, informatica, lingua francese e inglese, arte e architettura nel Rinascimento, laboratorio di arte creativa, la poesia ermetica ed erotica in Italia, storia patria, corso di medicina generale, educazione fisica e ballo. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 nei locali del liceo Eschilo di Gela. Per le iscrizioni rivolgersi lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18:30 presso il liceo classico. Appuntamento con la trasmissione 10 domande 10 questa sera alle 21. Nostro ospite sarà il direttore sportivo del Gela, Giovanni Martello. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Fai la cosa giusta, differenzia i rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, lunedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione il secco residuale in un sacco trasparente. Conferire piccoli oggetti di uso domestico, nastro adesivo, penne, carta carbone, oleata, plastificata e da forno, posate in plastica, sottovasi, bacinelle, materiali in plastica non di imballaggio, giocattoli elettrici e non, cassette audio e video, floppy disk, CD, DVD, spugne sintetiche e stracci sporchi, cosmetici, calze in nylon, lumini votivi, pannolini e assorbenti igienici, sacchetti aspirapolveri, mozziconi di sigaretta. È assolutamente vietato l'impiego di sacchi neri e o in colorazioni che non consentono il facile riconoscimento di quanto conferito. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto.
Rieccoci, seconda parte del telegiornale. Ottobre è il mese della prevenzione per il tumore al seno. Tutte le donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni possono recarsi all'ospedale di Gela il martedì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 17.30. Adesso la pagina dello sport, colpo da tre punti per il Gela, la formazione biancazzurra sbanca Castrovillari e riassapora il gusto della vittoria dopo la cocente sconfitta di domenica in casa con Ligia Virtus. I gol sono stati siglati da Bonaffini, Bonanno ed Evola. Il servizio è del corrispondente Carlo Catucci. Nella domenica dell'auspicato rilancio, il Castrovillari incappa invece nella prima sconfitta interna di questo campionato. 3-1 per il Gela alla fine di 94 minuti, dove il Castrovillari, seppur rimaneggiato, gioca la sua miglior partita di stagione tra le mura amiche. Ma andiamo alla cronaca della partita. Castrovillari pericoloso al 15° del primo tempo. D'Angelo lancia lungo per Coris, che di testa serve Lupacchio. Immediato l'assist per Gaetani, che a tu per tu con Saitta non riesce a metterla dentro. Al 22° ancora Castrovillari, sugli sviluppi di un calcio di punizione, la palla arriva a Gaetani, che in acrobazia batte a rete, ci mette una pezza Gambuzza. Al 30° l'episodio che decide il prosieguo della partita. Gaetani ruba palla sulla tre quarti, scarico per Coris che lancia in aria Lupacchio. Il bomber aggancia di destro e Saitta frana sul rossonero. Calcio di rigore sacrosanto per tutti, tranne che per il signor Lombardelli di Torino. Al 36° prima azione del Gela. Chidichimo dalla tre quarti crossa in mezzo per Nassi che di testa mira l'incrocio dei pali. Vola voce e con la mano destra si salva in angolo. Al 38° il Gela passa, calcio d'angolo dalla sinistra, svetta di testa Bonaffini, niente da fare per voce. Autentica doccia fredda per i rossoneri che fino a quel momento avrebbero assolutamente meritato il vantaggio. Al 39° Gaetani, il migliore dei rossoneri, esce per infortunio, al suo posto entra Scaglione. Al 41° c'è il raddoppio dei siciliani. Bonanno riceve palla dalle retrovie sul filo del fuorigioco ma in posizione regolare. Dal limite dell'area lascia partire un sinistro per niente irresistibile che batte voce, che in questa occasione manifesta l'unica sua sbavatura in tutta la partita. Si chiude così il primo tempo con il Castrovillari incredibilmente sotto di 2 gol. Nella ripresa i rossoneri hanno una buona occasione già al 2° minuto su calcio di punizione dal limite per atterramento di Lupacchio. Coris prova la battuta a rete ma la palla finisce alta sulla traversa. Al 16° cala il Tris il Gela con Evola su calcio di punizione. Il fantasista siciliano disegna una traiettoria di rara precisione che si insacca all'incrocio dei pali. Niente da fare per l'incolpevole voce. Malgrado il passivo, il Castrovillari riprova a reagire. Al 18° Coris di testa impegna Saitta. Al 43° ancora Castrovillari, Coris di tacco libera in aria Lupacchio. Perentorio il tiro del bomber rossonero, gran risposta di Saitta. In pieno recupero al 48° Lupacchio firma con la collaborazione di Gambuzza che ne devia il tiro il gol della bandiera. È ancora rimandata la prima vittoria in questo campionato per i rossoneri. In compenso mister Viola e i suoi vincono l'affetto dei tifosi. E a fine partita Carlo Catucci ha raccolto le impressioni dei due tecnici. Vediamo. Sapevamo di affrontare un avversario difficile, arrabbiato, che ha dei problemi soprattutto di infortuni, di mancanza di uomini. Credo che la partita, si sa, è determinante, gli episodi sono determinanti. Noi abbiamo sbloccato la partita dopo siamo andati in grossissime difficoltà, dove Castrovillari ci ha messo in difficoltà, soprattutto nelle ripartenze, ci trovavamo molto aperti. Ma i ragazzi oggi volevano dare una risposta a quella sfortunata partita che abbiamo fatto domenica. Credo che con l'Igea abbiamo fatto una partita importantissima, però abbiamo perso. Oggi sicuramente è stata una partita molto più equilibrata e abbiamo vinto. Si sa, il calcio è questo, abbiamo accettato la sconfitta domenica e prendiamo con tanta felicità in un campo difficile come Castrovillari. Siamo contenti, ho detto ai tuoi colleghi che questa vittoria la vogliamo dedicare al nostro padre spirituale che ieri sera è venuto a mancare, Don Grazio Alabiso, una figura che per noi è stata sempre un punto di riferimento. Siamo contenti di dedicargli questa vittoria e fare complimenti ai miei ragazzi.
Un'ultima battuta, non le chiedo del rigore perché comunque voglio dire le immagini parlano da sole. L'ammonizione combinata al capitano del Castrovillari D'Angelo, a noi ci è sembrata eccessiva, non c'è stato nessun colpo al giocatore se non il gomito appoggiato sulla spalla, non le sembra eccessivo? Se fosse capitato al suo giocatore si sarebbe arrabbiato? Guarda, domenica noi abbiamo avuto un'espulsione di un giocatore lontano dalla palla, un giocatore, Evola, ha fatto un fallo e è stato ammonito l'11 e oggi ci mancava Kosovan. Io credo che dobbiamo pensare solo alla buona fede di questi benedetti arbitri che si fanno chilometri come noi. Io credo che abbiamo accettato quell'espulsione, doppia ammonizione, abbiamo giocato in 10 con 2-0 in casa. Però noi non possiamo cambiare queste decisioni, noi possiamo solo subirle, credo che succede a tutti. Io credo che, l'ho detto prima, la buona fede di questi signori che veramente ci mettono la faccia, dobbiamo accettarle, condividerle e andare avanti. Una squadra è sotto di 3 gol e i tifosi fino alla fine applaudono a scena aperta, è una gran bella cosa questa, al di là della partita di cui parleremo dopo. Guarda, io penso di essere una persona pragmatica, mi distacco sempre da tutto questo, però quello che ho visto oggi è qualcosa di indescrivibile che mi ha dato l'ennesima lezione di vita. Non so come ringraziarli se non con la promessa che darò l'anima, sputerò sangue per raggiungere la salvezza perché gliela devo a questo punto. Li ringrazio, gli chiedo scusa, non finirò veramente mai di staccarmi da questo pubblico, dagli ultra che in settimana avevo cercato di chiamare per darmi una mano. Oggi me l'hanno data e come, non ho ripagato quello che mi hanno dato, forse mai ripagherò quello che di bello ho visto oggi. E primo successo stagionale in campionato dopo 5 sconfitte di fila per il Terranova nel torneo di eccellenza. Ieri i giallorossi al Vincenzo Presti hanno battuto per 1-0 il Dattilo Noir. Il gol è stato realizzato al 12° del primo tempo da Pablo. Un successo meritato per la compagine allenata da Natale Serafino dopo un periodo assai deludente. Appuntamento col cinema, l'antidoto di Gela e in proiezione il film Go With Me. Sono 2 gli orari della programmazione, 19:30 e 21:30, ed è scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale all'Antidoto. Il cartellone, che comincerà il prossimo 23 novembre, prevede tra gli altri l'esibizione di Pippo Franco. Per informazioni contattare i numeri telefonici 338 7143 293, 330 225442 o 0933 822707. L'abbonamento intero costa 70 euro, 55 euro ridotto per i giovani. E nuova stagione teatrale all'Eschilo di Gela: dall'8 novembre in scena i più grandi artisti italiani del teatro e della televisione, Gabriel Garco, Ugo Pagliai, Raimondo Todaro, Marco Bocci, Mariangela D'Abraccio, Enrico Guarneri, Tuccio Musumeci, Marisa Laurito, Gianfranco D'Angelo e Barbara Boucher. Per informazioni recarsi in teatro ogni giorno dalle 10 alle 12:30 e dalle 17 alle 20. Ci sono 2 numeri telefonici: 0933 911 892 e 345 5880 580. Il prezzo dell'abbonamento, lo ricordiamo, è di 90 euro. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.